Chiacchierando con te oggi pomeriggio, mi hai, come dire, esternato una tua esperienza secondo me molto importante. E cioè mi hai raccontato di una coaching, tra le infinite coaching che fai, no? Con le persone che ci contattano. E nel momento in cui tu hai maturato questa coaching e sei andato quindi, insomma, ad approfondire un po' tutti quelli che sono le questioni di contesto, tu hai dovuto dire di no a questa persona. Cioè, nonostante il desiderio fosse altissimo, valutando le condizioni oggettive e soggettive, tu hai detto con il giusto tatto, con le tue giuste motivazioni, hai detto a questa signora che non c'erano le condizioni per poter partecipare al master. Perché, Max? Beh, io mi capita più di quanto si possa immaginare di rifiutare proprio, no? Rifiutare è una parola strana, di consigliare che non è il caso di intraprendere un percorso di trading. Io dico in generale, non il nostro in particolare. E la mia opinione è che una delle precondizioni fondamentali perché si possa in qualche modo iniziare un'attività di investimento finanziario è che si abbia capitale, cioè una minima massa critica che possa poi produrre dei risultati. E questo entra proprio nel modo in cui io mi accorgo che le persone spesso formulano, no, i loro obiettivi, i loro desideri. Questa è una delle prime domande che io faccio sempre, no? Cioè, che cosa ti aspetti da questa attività? Che cosa vorresti ottenere? Come la vorresti affrontare? Quindi, generalmente, il capitale, il tempo a disposizione, la voglia di impegnarsi e un minimo di focus sono le precondizioni oggettive che qualche volta ci portano a dire di no. Ma prima di parlare delle condizioni soggettive, vorrei fare una riflessione insieme a te su quelle che sono le condizioni oggettive, cioè quando capita di sentire che ci sono persone che si avvicinano a questo mondo che hanno un capitale relativamente misurato e hanno ambizioni di profitto, diciamo, direi stratosferici. Qual è il tuo punto? Qual è la tua idea? Qual è il tuo punto di vista? E cosa dici in queste occasioni alle persone che fanno questo tipo di ragionamento? Ma guarda, una delle cose che, parlando senza filtri, no? Facendo finta che questo video poi non vada in giro rimanendo tra me e te, una delle cose che mi dà in assoluto più fastidio all'interno di questo mondo, no? Del trading, di questa industria, è il modo in cui si cerca di convincere le persone ad avvicinarsi a questo mondo con la logica della slot machine, no? Metti 200 euro e ci tiri fuori uno stipendio. E allora a me ogni tanto io mi imbatto in qualcuno che dice: sai, cioè, che cosa vorresti ottenere? Ah, io almeno uno stipendiuccio me lo vorrei fare, un 2000 euro al mese li vorrei fare, fantastico. Certo che si possono fare, si possono fare, e certo si possono fare, ne puoi fare anche 5000 al mese. Chiaramente bisogna vedere con quale fattore produttivo di capitale parti. Cioè, tu quanto capitale hai? Cioè, un migliaio di euro riesco a tirarli fuori. Cioè, quindi sostanzialmente tu mi dici che vuoi fare il 200% al mese. Cioè il 2400% all'anno. E a me viene in mente che forse neanche un narcotrafficante fa 2400% all'anno. Quindi sicuramente la cosa che a me dà più fastidio in assoluto è questa falsa speranza, perché poi sai, creare cioè avere degli obiettivi ambiziosi è bellissimo, è fondamentale. Chi è che non ha obiettivi? Devi avere obiettivi ambiziosi. Noi abbiamo obiettivi ambiziosi, ma dobbiamo avere la possibilità di raggiungere gli obiettivi, cioè dobbiamo avere i mezzi per raggiungere gli obiettivi. E noi lavoriamo fortemente ai mezzi. Max, vedi, è una cosa che mi piace molto, no, questa tua affermazione. Quando parliamo di condizioni oggettive, chiaramente spesso ci capita di incontrare persone che non riescono ad avere quel famoso senso pratico che traducono un certo tipo di investimento in rendimenti accettabili. Quindi se uno ha Sostenibili. sostenibili, quindi se uno ha un capitale di X euro, sa che i rendimenti possibili in questo mondo possono essere sì ambiziosi, ma sicuramente non con quei numeri che tu stavi raccontando. E queste, ovviamente, questo ragionamento spesso tu lo vai a ricontestualizzare, quindi porti la persona a ritarare i propri obiettivi e quindi ad avere anche quel famoso senso pratico Certo. che la fa misurare con quelle che poi sono le condizioni vere, no? Di Perché questo. dobbiamo renderli realizzabili. Esattamente. Però,
Quella che, quindi, questa è la famosa condizione necessaria, ridimensionare, ma in maniera sostenibile, come dici tu, le condizioni oggettive, ovvero se tu hai un capitale di un certo tipo, puoi aspirare ad avere certi tipi di rendimenti. E va bene, questo è già un grande lavoro, perché spesso quando prendono consapevolezza che quei sogni che avevano immaginato non possono essere concretizzabili, in qualche modo poi ne risentono anche dal punto di vista emotivo, non è Eh che quelli certo. proprio nella coach di oggi pomeriggio. Parliamo delle condizioni soggettive, ovvero gli skill, cioè che, le condizioni soggettive sono sostanzialmente delle abilità, Le competenze. quelle famose competenze che tu devi in qualche modo acquisire per poter affrontare questo che è un viaggio straordinario. Ma se queste competenze non le costruisci tassello dopo tassello, passo dopo passo, Centimetro dopo centimetro, come diceva qualcuno. esatto, come diceva qualcuno, chiaramente puoi anche avere un capitale interessante, ma mancando la condizione sufficiente, cioè le competenze, tu non riesci ad essere produttivi in questo. Quindi, da questo punto di vista, quando fai le coaching, cosa ti ispira? Quali sono i messaggi che tu vai a ricontestualizzare? Guarda, io ho una faretra di esempi e allegorie ormai molto nutrita, no? Però voglio dire, è molto semplice fare un esempio. Cioè, dal mio punto di vista, è come se noi volessimo insegnare a delle persone a correre in pista con una macchina. Allora, se io devo insegnarti a correre in pista, chiaramente devo capire qual è il tuo livello di guida, che può essere anche zero, non importa. Ma quello che è certo è che io non ti posso mettere in mano la macchina e mandarti in pista. Cioè io mi devo assicurare che tu vada in pista senza uscire di strada, senza farti male e guidando, migliorando giro dopo giro. Quindi dovremo innanzitutto verificare che sai guidare la macchina. Anzi, ti dobbiamo insegnare. Cioè io devo prima sapere che tu per uscire da un parcheggio ti giri o guardi lo specchietto, perché sennò ti prendono. Quindi la pratica degli strumenti, secondo me, è l'ABC per ottenere l'obiettivo. Cioè, io che cosa voglio ottenere? Un certo profitto, benissimo. Dovrò imparare una metodologia, benissimo. Ma prima della metodologia, io devo imparare a maneggiare la macchina. Quindi, ecco per esempio perché noi diamo una così rilevante importanza alla preformazione. Noi nel corso del tempo, no, nella dinamicità della nostra didattica, stando anche sempre a contatto con le persone, avendo i feedback, capendo cosa passa di più, cosa passa di meno, cosa viene acquisito meglio, cosa manca, quante volte aggiungiamo cose perché capiamo che forse è meglio fargliele vedere così che piuttosto di colà, no? Allora, questa della preformazione è stata una invenzione, secondo me, rivoluzionaria nell'ambito dei nostri percorsi. Perché, tra l'altro, guarda, io dopo ti farò vedere alcune cose praticamente tra un attimo, no? Cioè, arrivano anche persone con dell'esperienza, cioè arrivano degli studenti che sono dei trader, ma scivolare sulla buccia di banana capita a tutti. Allora, noi per esempio insegniamo, cioè perché siamo fissati con i protocolli? Perché un protocollo tu lo puoi imparare. Devi fare così, così, così. Io porto spesso l'esempio dell'infermiere, cioè tu immaginati un incidente stradale, arriva l'ambulanza, esce di corsa dall'ambulanza un infermiere, non è che questo si chiede, cioè, ma adesso la EPOL andrà su o andrà giù? No, cioè questo prende il malato, l'incidentato, gli blocca il collo, gli verifica che respiri, cioè lui ha un protocollo. Il protocollo è l'ABC dell'abilità, ma perché questa abilità si possa concretizzare, bisogna praticare. Ti ricordi, noi spesso diciamo che la ripetizione è la madre della competenza. Ecco, il nostro grande obiettivo è insegnare ripetendo sul campo, vedendo noi per primi, come si utilizzano gli strumenti. Quindi Max, ammesso che le persone che ci seguono abbiano il giusto capitale, è fondamentale costruire quelle famose competenze. Mi sai elencare specificatamente cosa facciamo nella preformazione? Beh, allora, nella preformazione noi sostanzialmente abbiamo un obiettivo, e cioè arrivare poi al corso vero e proprio con la possibilità di premere compra o vendi in reale sui mercati finanziari, da noi affiancati e con le operazioni che facciamo vedere noi per primi. Ma perché tu possa con serenità premere
compra montando un'operazione, montami questo spread, metti gli ordini condizionati di take profit, stop loss, ho montato giusto lo spread, sono sicuro che il prezzo, insomma, tutta questa roba qui va praticata. Come la pratichiamo? Facciamo delle lezioni di gruppo dove sostanzialmente raccontiamo come sviluppare, quindi il come si fa mostrandolo, e poi facciamo delle lezioni individuali dove ti dico, fammi un po' vedere come lo monti questo ordine. Monta, cioè proprio lo contatti viso a viso, no? Viso cioè, a viso. Tra l'altro utilizziamo anche uno strumento bellissimo che utilizziamo da poco, che è Loom, faccio pubblicità ma tanto che me ne frega, è uno strumento bellissimo che lo usino tutti, che è uno, tra l'altro è gratuito nella versione semplice, dove tu puoi condividere lo schermo parlando. Quindi sostanzialmente io ti dico, fammi un po' questo esercizio, allora montami questo spread e mandamelo e fammelo vedere. E dopodiché io lo correggo e ti dico, attenzione, vedi che non hai verificato, qui ti manca il pezzo, qui hai sbagliato la scadenza, cioè, guarda, te lo faccio vedere, ti condivido lo schermo. Questo sì. è veramente uno strumento interessante, guarda, vedi, questo qui è praticamente Loom, per cui uno tu mi puoi registrare un video, quindi parli, registri lo schermo, mi fai, vedi, si fa tutta la sequenza, me lo fai vedere, io te lo guardo e te lo giudico pure, nel senso che questo è un altro dettaglio importante, cioè il feedback dell'addestramento. Quindi oltre alle lezioni individuali dove siamo in diretta vis-à-vis, io ogni lezione dico, allora questi sono i compiti, fai questa cosa qui. E poi guarda, qui io ho oscurato chiaramente tutti i nomi perché mi sembra giusto per motivi di privacy eccetera, ma per dire, questi qui, questa è la nostra classe attuale, quindi ho i dati, il nome, c'ho addirittura le foto in modo tale che ci ricordiamo, no, chi sono. E poi ci sono tutte le sequenze, quindi coaching, prima coaching, seconda coaching e i compiti, per cui per esempio vedi qua, contatto di, vedi che ci sono proprio i voti, ma sono voti messi in base all'esecuzione del compito con il commento, per cui vedi, Max, potrebbe sembrare, no, che questa modalità molto accademica, che poi in realtà non è accademica, ha una funzione prevalente, cioè veramente mettere le persone che ci seguono nella condizione di poter acquisire quelle competenze di fondo per fare cose poi anche, direi, straordinarie. Ma la costruzione, come dicevi prima tu, centimetro dopo centimetro, passa attraverso un percorso che è articolato con un portale, con una serie di video, no? Dove ci sono, come dire, dei contenuti di preformazioni, un pochino, se vuoi possiamo definirli più freddi, è una modalità che non ci piace, perché poi c'è tantissimo spazio per quella che è la formazione di squadra, quindi la lezione, e poi ancora? Guarda, quando noi abbiamo un motto, che è quello di dire noi non lasciamo nessuno indietro. Questo io spero che passi come concetto. Cioè, se il mio obiettivo, se il nostro obiettivo come scuola è che lo studente acquisisca le competenze e le abilità pratiche, reali, per ottenere quel risultato, che è fare operazioni sulle stagionalità di alcune materie prime in modo statistico, quindi devono imparare la metodologia, noi gli insegniamo a gestire il rischio, ma devono prima di tutto nel loro viaggio devono acquisire sicurezza. Cioè, come fai a raggiungere grandi mete se tu prima di tutto non acquisisci quella non costruisci quella sicurezza in te stesso? Io, guarda, anzi, noi vediamo spesso persone molto variegate, no? Da un punto di vista di profilo, di arrivo, trader, non trader, eccetera. Ma a volte una sciocchezza, una distrazione ti fa far perdere un sacco di soldi. Allora noi costruiamo la memoria muscolare, cioè noi rompiamo le palle tantissimo nel... No, non devi dire... ordine stop, perché questo è ordine limit, ma non è uguale, perché a seconda di come tu pensi poi agirai, e io devo costruire quella, ripeto, quella memoria muscolare, per cui dobbiamo dare per scontato che tu non hai problemi nel mettere un ordine, che tu non hai problemi nel verificare il margine. Cioè, se non ho costruito la sicurezza, avrò sempre una persona che non ha fiducia nel sistema che sta usando. E poiché il nostro sistema è un sistema che statisticamente funziona molto, io devo prima di tutto costruire la fiducia nel sistema. E tra l'altro questo mi permette anche di dire che il sistema è tutto integrato in questo modo, cioè la gestione del rischio con la metodologia è integrata,
perché se tu non impari a gestire il rischio, come fai poi a fare l'operazione? Cioè, non bisogna illudersi di ottenere un risultato, non bisogna credere in Pinocchio e nel gatto e la volpe che piantano 200 euro e nasce l'albero del reddito mensile, ma bisogna acquisire delle competenze e, come dici tu, centimetro dopo centimetro, esercizio dopo esercizio, assicurarsi di averle digerite, e il nostro compito è quello di assicurarci che loro le abbiano digerite. Questo è la preformazione. Non so se ti ho risposto. No, io direi che hai risposto egregiamente, quindi richiudiamo il cerchio. No? La mia prima domanda è: cosa stiamo facendo in questo momento adesso, Max? Cosa stai facendo? In particolar modo tu stai facendo preformazione. Questo è un momento bellissimo. Tra l'altro non vorrei dimenticarmi la presenza di Lorenza, che ci sta, che è veramente una colonna portante. Noi in questo momento abbiamo iniziato con delle lezioni di gruppo dove settimana dopo settimana sviluppiamo uno specifico argomento e poi durante la settimana ci assicuriamo che questo argomento venga digerito e ci assicuriamo personalmente, quindi o individualmente, uno a uno o con degli esercizi video che mi mandi e ricevi una corretta. E questa è la parte chiaramente propedeutica che richiede quell'impegno, quella partecipazione, quella modalità proattiva, fai gli esercizi, mandameli, te li correggo, ti metto il voto, ok, sembra tutto così, no? Molto scolastico, ma in realtà è anche molto efficace, perché il nostro obiettivo è arrivare poi al master, che inizierà quando, Max? Il 30 settembre. Il 30 settembre, con una classe pronta, motivata e già disponibile a fare magari quei primi profitti, no? Premendo quel famoso click in modo corretto. E poi guarda, io oggi ho fatto una lezione individuale e mi viene la pelle d'oca, sono contentissimo, cioè è di una soddisfazione incredibile vedere la persona in particolare, oggi una in particolare mi ha dato questa esperienza proprio sensoriale, cioè l'emozione trasmessa nel ricevere sicurezza, cioè, una competenza consolidata, cioè sono convinto adesso di quello che sto facendo. Cioè, caspita, che cosa c'è di più bello? Cioè, quando insegni, la cosa più bella è ricevere questo tipo di feedback. E quindi io vedo una classe che si sta chiudendo, perché comunque alla fine della settimana prossima ormai mancano pochissimi posti, 3 posti abbiamo prima di chiudere, ma insomma è l'esperienza di un gruppo di persone eterogenee che quindi partono da competenze e da conoscenze diverse, che man mano costruiscono una sicurezza verso la realizzazione dei propri obiettivi. E quando hai ristrutturato gli obiettivi in modo che siano realizzabili, quando hai messo le persone nelle condizioni di realizzarli perché gli hai dato gli strumenti, questo è il motivo per il quale le nostre classi all'oltre l'80% ottengono risultati durante il percorso stesso. Quindi io sono veramente contento, professore. Max, io non credo di aggiungere altro. Credo che tu sei stato, come al solito, molto esauriente. Cosa posso dire? Quanti posti mancano? 3. Tre posti, quindi entro il 30 settembre mancano solo 3 posti, faranno ancora in tempo se si iscrivono velocemente. In realtà entro la fine della settimana prossima, perché comunque la fine della settimana prossima poi non avremmo più uno spazio sufficiente per fare preformazione, quindi venerdì, sabato prossimo chiudiamo, che ci siano o no questi 3 iscritti in più. Max, quindi io ti mando un abbraccio, un bacione dall'Abruzzo, ci vediamo fra un po', perché appena finiamo questo video dobbiamo andare a vedere le operazioni. Dobbiamo andare a fare un po' di cose, no? Grazie Manlio, grazie mille. Un abbraccio. Ciao.